Iniziamo questo nostro terzo incontro, innanzitutto, con quello che non è un qualcosa di usuale, ma io spero che lo possiate ricevere sempre dal cuore, che è quello di un sentirvi benvenuti a questo appuntamento. Dove in un'ora assieme cerchiamo di spronare la nostra vita ad un servizio al Signore. Questa serie di incontri che stiamo avendo hanno appunto per obiettivo quello della formazione al discepolato. Il titolo che abbiamo dato a questa serie di nostri incontri è Credenti in costruzione. La volta scorsa consideravamo che credenti si nasce, si nasce attraverso l'opera di rigenerazione dello Spirito, si nasce attraverso la fede in Cristo Gesù ma non si nasce discepoli. Per essere dei discepoli occorre un impegno, una dedizione, un investimento personale, quindi si nasce credenti, ma discepoli si diventa. E in questa sessione, in questa retta di questo appuntamento, dopo aver riflettuto sulla casa del Padre, quindi sull'ambiente all'interno del quale ogni credente, ogni discepolo dovrebbe sentirsi parte accolta e parte che condivide l'opera della casa. La volta scorsa abbiamo parlato del terreno, ossia della materia che il Signore deve utilizzare, riferendoci alla nostra vita, alla vita del discepolo. E abbiamo analizzato alcune delle caratteristiche che un discepolo deve avere. In questa sessione parliamo del servizio cristiano, perché per fare una costruzione c'è bisogno di un servizio, di un'opera. Parlare di servizio cristiano potrebbe immediatamente indirizzarci a parlare di temi come la diaconia, il ministero e cose di questo genere. Io vorrei invece che partissimo avvalendoci da uno dei dipinti che stanno... In questi incontri, addobbando le pareti di questa nostra sala, e mi riferisco al dipinto che rappresenta un campo di grano dove, non casualmente, anche se la mano del pittore che ha prodotto questo dipinto vi assicuro non è un credente, e non so se avesse idea che il 4 nel Nuovo Testamento sta a rappresentare l'opera della Chiesa, ci ricordiamo dei quattro che calarono ancora il paralitico dal tetto ai piedi del Signore. E quando ho chiesto a questo amico pittore di rappresentarmi un campo di grano con degli operai, non ho fatto riferimento al numero degli operai, ma lui me ne ha piazzati quattro in questo campo che appare in maniera abbastanza evidente ai nostri occhi essere un campo abbastanza grande. E tutte le volte che io guardo a questo dipinto che oggi è sulla parete del nostro studio, ma solitamente è alle spalle della mia scrivania nel mio studio, non posso che pensare a un testo del Vangelo, un testo che sicuramente anche voi avete in questo momento tirato fuori dal vostro bagaglio spirituale, un campo grande e pochi operai. Il testo che ancora richiama il nostro dipinto lo troviamo in due Vangeli, nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Matteo. Io lascio indovinare a voi quale Vangelo ho scelto. Capitolo 10, dal verso primo. Vangelo di Luca. Dal verso 10 leggiamo i primi 12 versi e io li leggo al fianco di questa opera. Dopo queste cose, dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò due a due davanti a sé, sì, in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro, la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacca, né calzari e non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate dite prima pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui. Se no, ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scotiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Perché io ho inteso partire da un testo della scrittura? Perché il nostro parlare di discepolato, il nostro riferirci alla necessità che i credenti costruiscono. Un desiderio, una volontà, un impegno di servizio per l'opera di Dio deve trovare il suo fondamento nella Scrittura, non può essere un qualcosa di motivazionale, non può essere un'emozione che un bravo e capace oratore può cercare di trasferire, non può essere un obbligo che qualcuno avverte sulle proprie spalle perché dice: Il Signore ha fatto tanto per me, io devo far qualcosa. Per lui. Proviamo a riflettere nella prima parte della nostra riflessione su questo testo. Se noi avessimo letto il testo di Matteo, che è al capitolo 9, e il testo, il verso principale, è al verso 37, noteremmo che immediatamente dopo, al capitolo 10 di Matteo, c'è la missione dei dodici. Il testo di Luca, invece, ci parla di... Dell'invio dei 70. Quindi siamo già di fronte a un testo più allargato. E siccome noi oggi parliamo di discepolato, mi piace pensare che questa osservazione di Gesù non era rivolta esclusivamente ai dodici Ma Luca l'ha diretta ai 70, dove il 70 nel linguaggio biblico rappresenta un numero di perfezione, un numero solitamente simbolico, numero per dire è per tutti, ricordate il 70 volte 7 per dire senza misura. E noi oggi che a distanza di secoli guardiamo a queste scritture, credo che non abbiamo difficoltà a sentirci parte di questi 70 discepoli, che non sono i 70 numerici, ma sono i 70 senza numero perché ai primi Gesù abbia a dire, fate discepoli e noi vogliamo che questo impegno possa attraversare il tempo. Li mandò a due, a due, la necessità di cominciare un servizio, un'attività non da soli. E potremmo dire tante cose sul fatto di essere mandati a due: dove l'altro può sostenere, dove l'altro può aiutare dove l'altro può anche far da vigilante, da vegliante, da controllore, ma dove l'altro insieme all'uno ci ricorda che due, ha detto Gesù altrove, valgono più di uno. E dove si è almeno in due, nessuno potrà dire devo fare tutto io, nessuno potrà dire faccio tutto io perché la compagnia, il lavoro di gruppo, il lavoro di squadra ci aiuta a comprendere, ad imparare che quello che facciamo è soltanto una minima parte di quello che il gruppo realizza assieme. Ma torniamo al verso principale, da dove eravamo partiti col dipinto. La messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Il testo di Luca ci dice che Gesù ne ha chiamati 70 e li ha mandati. E nel mandare questi 70 dice loro la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Il testo sembra dirci, non pensate che 70 siano un grande numero, perché davanti alla messe che innanzi ai vostri occhi 70 sono ancora pochi. E noi oggi diciamo che anche 700, che anche 7000 sono pochi. Sarebbe il caso di dire come Mosè a dire nell'Antico Testamento fosse il mio popolo un popolo di profeti, oggi ciascun credente discepolo dovrebbe pregare e dire Signore che la tua Chiesa sia una Chiesa non di profeti. Ma una chiesa di discepoli. Io ho preso questo testo e l'ho tagliato in quattro. Vi invito ogni tanto a prendere queste sezioni della scrittura, dette anche pericope, e a metterli in colonna, come se doveste fare dell'analisi logica. La messa è grande, prima espressione. La seconda, ma gli operai sono pochi. Terza. Pregate dunque il Signore della Messe. Quarta, perché spinga degli operai nella sua Messe. Abbiamo quattro sezioni che ci sono date dai quattro verbi. Le prime due sono all'opposto. La Messa è grande, però davanti a un campo grande. Qual è la constatazione? C'era una pubblicità di una volta che diceva: parete grande grande pennello. Il Vangelo invece ci dice grande messe ma pochi operai. Potremmo, forzando un pochettino la traduzione, in alcuni casi dire anche piccoli operai per quella che è la vastità, l'enormità della messe. Ma davanti a questa messe io vorrei innanzitutto farvi notare una cosa, c'è una differenza tra messa e campo. Spesso in maniera troppo veloce si cita il verso dicendo il campo è grande e gli operai sono pochi. Ma un campo non è la stessa cosa della messa. Un campo può essere arato, può essere dismesso, può essere incolto. Può essere curato, può essere abbandonato. Il Vangelo ci dice la messe, ci rimanda quindi a un campo non solo coltivato, ma un campo coltivato a grano, del grano maturo per la raccolta. Quindi abbiamo di fronte a noi un campo maturo per la raccolta. Qualche altra traduzione diceva cioè la messe è è matura. Una traduzione più antica dice la Messe è bionda a ricordarci il colore del grano maturo. E quando la Messe, il campo è maturo per il raccolto, c'è bisogno di molti operai, o almeno all'epoca c'era bisogno di molti operai perché il lavoro veniva fatto a mano. Oggi su campi enormi, su ettari e ettari di terreno coltivato a grano, quando è il tempo della raccolta, vedete, un mega trebbiatore è un solo uomo. Ma ciò che accade nella natura e quindi all'esterno del mondo spirituale non è la stessa cosa. Il lavoro spirituale non può essere fatto dalle macchine. Il lavoro spirituale, la raccolta delle anime, la raccolta di quelli che sono in attesa della manifestazione dei figli di Dio non può essere fatta da robot, delle, dei macchinari che ci possono sostituire. La messa è grande, ma gli operai sono pochi. A volte ci soffermiamo troppo sul fatto che gli operai sono pochi. Prima di affermare che sono pochi, il testo ci dice gli operai. Vuol dire che in quel campo maturo, pronto per la raccolta, non ci sono dei disoccupati, non ci sono delle persone a braccia concerte, non ci sono delle persone a prendere il sole e non c'è il classico napoletano a guardare qualcuno che lavora. Ma il Vangelo ci dice gli operai. È vero sono pochi, ma ci sono delle persone che stanno lavorando, che stanno operando. E noi, come proposta di discepolato, vorremmo che ciascuno di voi non si soffermi sul numero di quelli che stanno abbracciando il desiderio di servire il Signore, di darsi da fare nell'opera ovunque il Signore vi ha apposti. Ma che partiate da questo, che siete tra quelli che non stanno a guardare, che siete tra quelli che avete tirato fuori le braccia, avete cominciato ad operare a lavorare. È vero, il campo è grande, ma sia benedetto il nome del Signore. Ci sono degli operai, c'è qualcuno che lavora. Ed io spero che ognuno di voi possa dire, voglio essere uno di quelli che lavora nel campo del Signore. Ci sono quelli che lavorano. Poi diventa un po' triste, ci mette mestizia a considerare. Sono pochi. È umano, nonostante il nostro impegno, nonostante il nostro sforzo. Tutti quanti sappiamo che si potrebbe fare sempre di più e fare meglio. Ma non dobbiamo fustigarci frustrarci nel considerare che potevamo fare meglio. Io vorrei che voi poteste rallegrarvi del fatto che state facendo qualcosa. A me non importa che lo potevate fare meglio. Io benedico il nome del Signore che lo state facendo, perché rispetto a quei pochi che stanno facendo, Ce ne sono tanti altri ai quali non osiamo neanche pensare e che non vogliamo minimamente giudicare. E Gesù dice queste parole a quelli che lui ha mandato, per dirgli non vi contate, non vi misurate, non guardate quelli che siete. Eppure noi sappiamo che quando questi ritorneranno dalla missione, ritorneranno pieni di entusiasmo. Ritorneranno pieni di gioia, perché diranno al Signore che le cose che Egli gli aveva detto di fare erano riusciti a farlo. Avevano guarito nel nome del Signore, avevano visto liberazione, avevano visto la gloria di Dio. E quindi erano partiti in un certo senso, scoraggiati dal fatto: dice: Ma dove ci manda il Signore? Siamo in 70, divisi per due, siamo 35. Se vogliamo fare un paesino per uno, faremo in tutto 35 paesi. Ma quando questi ritornano, Saltano di gioia e il Signore li dovrà spegnere. Ricordate cosa dirà loro. Rallegratevi piuttosto che il vostro nome è scritto nel libro della vita, nel regno dei cieli. A ricordarci che, se facciamo qualcosa, non è quello che ci darà dei riconoscimenti, non è quello che allarga le stanze del cielo che il Signore sta preparando per ciascuno di noi. Ma se oggi abbiamo un desiderio, se oggi abbiamo la voglia impellente di non rimanere a guardare, non è perché cerchiamo della gloria, ma perché sentiamo il bisogno, così come gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente ancora vogliamo portare agli altri. Il campo è grande, gli operai sono pochi. Gesù poteva fermarsi a questo. Eppure il nostro testo continua. Pregate dunque il Signore della Messe perché spinga degli operai nella sua Messe. Qui abbiamo altre due frasi. Dove è forte un concetto. Il Signore della Messe. Operai nella sua messe. Questo piccolo verso ci sta dicendo con forza che la messe è sua, che il campo è del Signore, che gli operai sono al suo servizio. E questi 70, cosa devono fare davanti al fatto che pensano di essere pochi? Non lamentatevi. Non contatevi. Non scervellatevi per come vi dovete moltiplicare. Non fate i salti mortali. A voi è chiesto di fare quello che è nelle vostre possibilità. Perché noi siamo esseri umani, non possiamo fare ciò che non ci è dato di fare. Perché noi facciamo il possibile, ma l'impossibile Spetta al Signore. E Gesù dice a quei 70, sono pochi gli operai, pregate. E questo verso ci apre a quello che è il potere della preghiera. A volte diciamo, dobbiamo fare più annunci dai pulpiti, dobbiamo fare più corsi di discepolate dobbiamo fare più degli insegnamenti domiciliari, allora ci vogliono i progetti cellulari, bisogna cercare. È come quando uno tiene un vasetto di terra, lo rivanga, lo concima, in tutti i modi, aspetta che esce fuori qualcosa. La scrittura è molto semplice con noi. Pregate. A volte a noi le cose semplici sembrano complicate. Come quello che dici come Signore devo soltanto pregare. Chiedimi di fare qualcosa di particolare, chiedimi di andare a bussare alla porta delle persone, chiedimi di, di organizzare un corso, un master, una università, un college dove io elargisco borse di studio, mi porto gli studenti, li tengo mattina, sera, notte, li tormento, gli faccio il buco nella testa, nel cuore, nell'anima, fino a quando dovranno dire voglio servire il Signore. Questo è il modo di pensare nostro. E la scrittura ci disorienta. Pregate. Allora io vorrei insieme a voi, mentre riflettiamo su queste cose, Signore, noi ti preghiamo in questo momento. Non vogliamo fare nulla di più di quello che tu ci hai chiesto e comandato di fare. Signore, noi ti preghiamo di mandare operai nella tua messa. Non vogliamo discepoli nelle nostre chiese, non vogliamo discepoli nei nostri gruppi di discepolati, non vogliamo credenti nelle nostre, nei nostri progetti cellulari. Ti preghiamo affinché tu spinga uomini e donne nella tua messa. E qui ci arriveremo nella parte finale per cercare di capire qual è la messe del Signore. Perché una visione limitata della nostra fede ci fa solitamente pensare che la messe è dove noi siamo, nel senso di credenti, collocati quindi nella chiesa locale, quella è la messe che il Signore affidato alle nostre cure, è in quella chiesa che devono arrivare operai, è in quella chiesa che ci sono cose da fare. Io vi dico, è anche nella chiesa locale. Ma l'azione che Atti degli Apostoli, capitolo 1, verso 8 ci ricorda, dice, voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di voi e mi sarete testimoni. In Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Ecco il campo del Signore. Dove noi siamo collocati? I discepoli erano a Gerusalemme, per loro Gerusalemme era la città, era il campo, ma il Signore allarga la nostra visione. Gerusalemme è il luogo dove siamo, la chiesa di appartenenza, ma c'è la Giudea il territorio, la società dove la chiesa locale è posta, ma c'è la Samaria, quindi tutti i comuni, le cittadine, la regione in cui è allocata la città che ospita la chiesa locale, fino all'estremità della terra, per dire non dovete dare un limite a ciò che il Signore può fare e vuole fare attraverso la vita di ciascuno di noi. Pregate perché spinga degli operai nella messe. Il campo è suo, gli operai li sceglie lui. Ricordate poi la parabola degli operai delle varie ore? È lui che sceglie gli operai, è lui che stabilisce il salario. Ma il testo di Luca ci dice: pregate perché lui spinga. Lui spinga. Vuol dire che molti hanno il desiderio, molti vorrebbero, ma per cominciare a lavorare nella messa del Signore c'è bisogno di una spinta, che non è la spintarella, che non è la raccomandazione, che non è essere figlio di un ministro dell'Evangelo, che non vuol dire essere il marito o la moglie di una tale persona. Il Vangelo di Luca ci dice: pregate perché Egli spinga. Per cominciare a servire il Signore ci vuole una spinta, non nel senso di raccomandazione, ma ci vuole quella spinta che ci faccia superare tutte le nostre titubanze, tutte le nostre incertezze, tutte le nostre paure. E la paura più grande per qualcuno che vuole cominciare a servire il Signore e dire. Io voglio cominciare, però se poi vengo meno. E fa paura quel testo che dice che quando l'operai ha messo la mano all'aratro, tu non pensare a quello che può accadere domani, dopodomani, pensa a cominciare oggi. Lasciati spingere dietro la schiena dal Signore. E quando io penso al Signore che spinge, Ricordo un'altra figura, quella dello Spirito Santo, che in un'antica traduzione di Odati veniva presentato come lo sforzatore, quello che faceva, ci dava la forza per superare i nostri momenti di senza forza. Detto queste cose, secondo voi un discepolo è anche operaio nella messe? si può essere discepoli senza scendere nella messe se il maestro è il signore della messe io penso che i discepoli scenderanno nella messe e nelle settimane scorse uno di voi mi chiedeva in maniera molto semplice come si fa a riconoscere se uno è un discepolo. Io ho lasciato sul profilo Facebook la domanda a tutti i vostri commenti e mi fa piacere aver notato che molti vi sforzate di tirare fuori i versi della scrittura. Ma io vorrei suggerirvi questo, che la scrittura dimori nella vostra vita è cosa sicura perché siete qui. Dobbiamo adoperarci. Affinché la scrittura che dimori in noi si manifesti in maniera concreta, spontanea, semplice e genuina. Servire il Signore non deve essere qualcosa di complesso, di complicato, di articolato, che tante volte poi appare finto. Deve essere sincero. Allora io mi sono limitato a questa risposta. Sicuramente ce ne sono di migliori, ma è quella più semplice e spontanea che mi è venuto. Puoi riconoscere se sei un discepolo dal fatto che non riesci a stare con le mani in mano. Se stai a doziare, a dimorare nella pigrizia, non sei un discepolo. Ma se hai conosciuto il Signore della Messa, se i tuoi occhi hanno visto la Messa, Ogni momento in cui stai senza far niente ti senti male. Hai continuamente bisogno di utilizzare il tuo tempo per il bene degli altri. Dobbiamo aprire una finestra nella seconda parte del nostro tempo su un parallelo che è sì biblico e lo vedremo ma che potrebbe condurci fuori rotta. Abbiamo detto che il discepolo è un operaio, che chi vuole essere discepolo deve avere la spinta nella messe, però troppo spesso si dice discepolo uguale operaio, operaio colui che serve, colui che serve uguale diacono. Quindi se uno fa qualcosa, nella sua realtà ecclesiale deve avere un riconoscimento, che è quello del diacono. Ed io questa sera vi voglio concedere a tutti quanti questo riconoscimento, perché c'è una differenza tra riconoscere il servizio e quello che è un titolo, in alcuni contesti ministeriali, un titolo ecclesiale. E quindi cercare di distinguere tra la sostanza. E le parole. Il concetto di servire finora che noi rapportandoci alla Messe ci è parso molto semplice. Davanti a un campo non bisogna stare a guardare, ma bisogna andare e lavorare, darsi da fare. Nella scrittura ci sono due verbi che dominano il concetto di servire e che in maniera interscambiabile vengono entrambi tradotti come servire, prestare opera di servo. Uno è il verbo duleo, da dove viene dulos, il servo. Questo termine è molto noto in Italia perché fino a qualche anno fa c'era una grande nave di gioventù in missione, operazione mobilitazione, e questa nave si chiamava appunto la dulos. Chi non sapeva il significato di questo nome lo conosce adesso, che è quello di servo. Ma in maniera più specifica, il Dulos non è propriamente il servo, è lo schiavo, è il servo di proprietà, è colui che è stato comprato. E infatti quando l'Apostolo scrive che il Signore ci ha comprati con il suo preziosissimo sangue, e lo stesso scrive l'Apostolo Paolo. Vuol dire che noi siamo schiavi del Signore, noi siamo dulos, ciascuno di noi è un dulos di Cristo. L'altro verbo è terapeuo, che entrambe insieme al verbo di dulos ha a che fare con il prestare il servizio. Però noi stavamo parlando di diaconia, poc'anzi. Nella scrittura, L'uso del gruppo lessicale di diaconea, quindi da dove viene diacono, diaconia, diaconale. Originariamente questo verbo stava a indicare coloro che servivano a tavola, a mensa. E mentre vi dico questo, voi già state pensando a Atti 6, la mensa di Gerusalemme, quella che è nota come l'istituzione dei diaconi. Ma quella è già un'opera fatta dalla nascente Chiesa, perché la diaconia ci è ben presentata nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, versi 42 a 44. Vi invito a sfogliare con me la Bibbia e a prendere il testo di Matteo, capitolo 25, dal verso 42. poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui forestiero e non mi accogliste, ignudo e non mi rivestiste, infermo e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo, Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, ignudo e infermo e in prigione e non ti abbiamo soccorso? Ben ricordiamo questo passaggio che fa parte di quello che è definito il sermone profetico, dove Gesù elenca delle azioni che dovrebbero essere parte della vita di ogni credente, tanto più di ogni discepolo. Quindi quando si parla di servire, uno dice ma che cosa devo fare? La scrittura è molto chiara davanti a noi. Ci dice che siamo chiamati a dar da mangiare a chi ha fame, da dar da bere agli assetati, da vestire gli ignudi. E quindi ci manda. Abbiamo un mandato, una missione che è quella di raggiungere coloro che hanno delle necessità e dei bisogni fisici. Il concetto di servizio, prima che di essere un'opera spirituale, ha a che fare con la solidarietà. E noi nel testo di Atti 6 cosa leggiamo? Leggiamo che gli Apostoli a un certo punto si riuniscono e dicono noi per portare avanti queste attività di solidarietà stiamo venendo meno nella preghiera, stiamo venendo meno nella predicazione, è necessario che noi deleghiamo, che istituiamo dei servi, dei dulos, dei diaconi a cui affidare questo compito in nostra, in nostra vece. Quindi la diaconia non è tanto un titolo onorifico, ma è il riconoscimento di un servizio prestato. Siccome noi siamo troppo accademici, troppo precisini, ci piace che qualcuno che faccia qualcosa sia chiamato diacono. Ma se torniamo all'origine, dei verbi, il diacono non è altro uno che serve. È uno che serve, lo chiamate diacono perché ci piace la parolina greca, ma uno che serve si chiama servo. Uno che non serve, non diciamo come si chiama, non serve e basta. La diaconia, quindi il servizio cristiano, lo possiamo distinguere su due binari. Serve a indicare innanzitutto un modo di essere del discepolo nei confronti dei credenti e di quelli di fuori. Qual è questo modo di essere? È quello di raggiungere i bisogni degli altri. Avevo fame e mi avete dato da mangiare avevo sete e mi avete dato da bere. Non perdiamo di vista questo binario prediligendo il secondo che ha a che fare con le mansioni ecclesiali dove il diacono è anche una persona che è coinvolta nel ministero della parola che è coinvolto nelle attività di comunione e quindi spirituali del popolo che è coinvolto nelle attività di liturgia, quindi nella conduzione, nel governo delle varie riunioni. Il diacono è sì una persona che è coinvolta in queste cose, ma è anche e soprattutto una persona che fa quello che il Vangelo ci comanda. Perché se un diacono sa ben tenere il pulpito, sa ben predicare, sa tenere delle belle riunioni, ma davanti a chi ha fame si volta dall'altra parte, davanti a chi ha sete fa come me in questo momento, prende il suo bicchiere e gli fa vedere l'acqua che lui si beve. Secondo voi sarà un diacono, un serbo, un discepolo degno di tale nome? E allora a noi non ci interessano tanto le etichette, i nomi, gli appellativi. Ne vogliamo la sostanza. Noi vogliamo che quel giorno Gesù potrà dire ad ognuno di noi: ebbi fame e mi hai dato da mangiare, ebbi sete e mi hai dato da bere. Ero nudo, sei venuto e mi hai rivestito. Ero in ospedale e mi sei venuto a trovare. Ero in prigione e mi hai visitato. E tutto questo ha come centro la natura di Cristo. Il Signore Gesù che cosa ha fatto? Ha annichilito se stesso, si è spogliato della gloria del cielo e per amor nostro è arrivato al punto di dare la sua vita. Un servizio cristiano dove non si ha la capacità di svestirsi di titoli, di appellativi di essere pronti a mettere anche la faccia nel fango per il bene, per amore, per aiutare un altro, non sarà un servizio che onore il Signore. Perché Gesù ci ha lasciato un esempio ben preciso, si è lasciato frustare, si è lasciato mettere una corona di spine, si è lasciato sputare in viso, si è lasciato deridere e perché l'ha fatto? Nel testo di Isaia leggiamo che egli, come una pecora muta davanti a chi lo tosa, non ha perso bocca, ma nelle sue lividure ha portato le nostre guarigioni, nelle sue sofferenze ha portato il nostro sollievo. E noi dobbiamo seguire quell'esempio. L'Apostolo Paolo dice siate miei imitatori così come io lo sono di Cristo. E noi come discepoli vogliamo guardare al buon e divin maestro. Vogliamo essere dei credenti concreti, dei credenti che badano alla sostanza delle cose, che non si perdono nelle parole, per la serie, così come dice quel proverbio popolare, che mentre i medici studiano, l'ammalato muore. Noi oggi, come Chiesa del Signore, non abbiamo più il tempo di studiare, di ragionare. Abbiamo la necessità di rispondere al mandato del Signore. Non so se ricordate il testo di Isaia, capitolo 6, la visione dei cherubini. L'angelo che prende il tizzone dall'altare, dall lo passa sulla bocca, purifica quindi le labbra del profeta che non aveva la capacità di parlare. E a un certo punto in quella visione rimbomba una domanda. Chi andrà per noi? Ecco la messe grande, ecco il campo grande davanti ai nostri occhi. Allora prima di dire Signore manda qualcuno, prima di dire... Vuoi che ti faccio qualche nome? Conosco tante persone che potresti mandare, chi in Sud America, chi nelle parti più profonde dell'Africa. C'è una persona che mi sta molto sopra la punta dei piedi, perché non la mandi in qualche posticino sperduto dell'Amazzonia, la fai cadere lì con l'aereo? Davanti a quella visione e a quella voce la risposta di Isaia quale fu? ecco ecco molti vogliamo dire manda me Isaia dice prima ecco ci sono non si può dire signore manda me se prima non abbiamo compreso è deciso di esserci. Perché tante volte vorremmo essere mandati mentre facciamo altre cose. Vorremmo, vole, vorremmo essere mandati mentre stiamo lavorando, per poter dire Signore, ma io in quest'ora lavoro, non lo posso fare. Vorremmo essere mandati mentre stiamo accudendo la famiglia per poter dire. Alla famiglia devo andare per servire il Signore e quindi scaricarci delle responsabilità della famiglia. Isaia, davanti alla visione, dice: Ecco, eccomi, eccomi. I 70 del Vangelo di Luca erano là e Gesù dice loro: Gli operai sono pochi, ma quei 70 facevano parte degli operai. Isaia dice: Ecco, a questo punto io ci sono, mi puoi mandare. è difficile dire al signore eccomi e poi dirgli anche mi puoi mandare sapete perché ve lo posso assicurare nel momento in cui tu dici ecco mandami lui prende in parola e dopo non potrei dire signore però io stavo pensando a un'altra cosa avevo in mente qualche altra cosa mi ero fatto un'idea di servizio che ti ha obbligato, ti ha costretto. Il Signore domanda ad Isaia, chi andrà per noi? Ma se rispondiamo, manda me, eccomi, io ci sono, dobbiamo essere consapevoli delle responsabilità che ci assumiamo, perché qui vale... Il verso che citavamo prima, una volta messo la mano all'aratro, non possiamo tornare indietro, non possiamo rinnegare quello che con tanta gioia, con tanta fede abbiamo deciso di fare per il buon nome del Signore. Una precisazione sulla diaconia, quando si parla di diaconia, quando noi parliamo di servizio, oramai i tempi sono ben maturi. Il nostro servire il Signore, poi chiamatelo ministerio, chiamatelo diaconato, chiamatelo discepolato, chiamatelo come volete, non fa distinzione tra maschio e femmina. Non c'è distinzione di sesso per servire il Signore. Il Vangelo, il Nuovo Testamento ci presenta uomini e donne che in un modo, chi null'altro erano al servizio del Signore e della sua opera. Noi vogliamo ogni giorno di più vedere uomini e donne coinvolte nel servizio, non solo coinvolte, ma lavorare in equip, in sinergia, in squadra, perché quello che non ha uno ce l'ha l'altro e quello che ha non deve far notare a chi non ce l'ha, che lei o lui ce l'ha e l'altro meno, ma chi ce l'ha mette al servizio quello che il Signore gli ha dato nel silenzio, perché la destra non sappia ciò che fa la sinistra e la sinistra non sappia ciò che fa la destra. Ciò che conta è che sia la sinistra, che la destra facciano qualche cosa. In conclusione, venendo al nostro ambito, Le nostre sono riflessioni ad ampio spettro, sono così come poteva essere il guardare il nostro dipinto e fare i nostri pensieri, fare anche i nostri sogni e cominciare a fare anche delle preghiere molto silenziose nel profondo del nostro cuore. Però il nostro è un percorso di discepolato, di credenti. Che vogliono essere costruiti come credenti, ma di credenti che nello stesso tempo vogliono contribuire a costruire il regno di Dio. Se ricordate il nostro testo di Luca ci dice: per ben due volte nella parte finale dove i 70 sarebbero stati accettati o non accettati, che dovevano portare un ben chiaro e preciso messaggio. Il regno di Dio si è avvicinato a voi. Quindi il nostro servizio non è portare la nostra identità, il nostro servizio non è portare l'etichetta di una chiesa, il nostro servizio non è portare un pacchetto di dottrine, così come un tempo c'erano gli agenti delle enciclopedie che bussavano alle porte. E facevano a gara a chi portava l'enciclopedia più voluminose perché si pensava che più era grande l'enciclopedia, più era grande la scienza e la conoscenza che uno acquisiva nel comprare l'enciclopedia. Ma tu puoi comprare pure tutti i volumi della faccia della terra, ma se non li leggi, li metti e li studi, non comprerai mai né la scienza né la conoscenza, ma il nostro servizio deve essere franco, libero da tutte queste errate convinzioni. Deve, ribadisco ancora una volta, essere un servizio concreto, di sostanza. E quale sostanza possiamo provare a dare a quello che è un corso di discepolato e quindi ai nostri orizzonti, sia a livello delle chiese che stanno ospitando queste riflessioni, sia all'interno delle chiese avranno modo di seguirlo successivamente. Dicevamo prima che c'è un ambito ministeriale del servizio, che è quello della parola, di quella che è la comunione intesa, la cura pastorale, la cura delle anime e c'è la parte liturgica che riguarda tutte le attività ecclesiali. Mettiamo da parte questa che è la parte di servizio. Spesso forse in maniera anche errata, più ambita, perché è quella che si vede di più. E non tutti sanno, così come aveva da dire Pulcinella, che lo si vede solo quando va sulla carrozza, ma quando cammina a piedi o quando pulisce o quando toglie la cacca dei cavalli non lo vede nessuno. Mettiamo da parte la carrozza di Pulcinella e guardiamo al nostro campo di grano alla nostra Messe. Io ho provato a fare un elenco. Nella Messe dove il Signore ci ha posti, e la Messe che il Signore ha messo davanti a noi, è innanzitutto un campo di missione. E quando dico missione possiamo pensare tutto quello che vogliamo. È missione andare in Africa per essere un centro per bambini. È missione andare a scavare i pozzi in un altro paese dell'Africa, è missione ovunque c'è un bisogno sulla faccia della terra e si spende la propria vita per incontrare e portare sollievo a quel bisogno. Ed è importante che le nostre chiese, che dai nostri pulpiti, si cominci ad annunciare ai più giovani che si può fare missione, che si deve fare missione che è bello fare missione, che fa bene agli altri fare missione, che spendere la propria vita per il bene degli altri non è sprecare la propria vita, ma è darle un senso, un valore che soltanto chi ha conosciuto l'amore di Dio può riconoscere e può comprendere. Si può fare missione anche facendo evangelizzazione. Il regno di Dio si è avvicinato a voi. È necessario che ci siano i piedi belli, benedetti e veloci di coloro che annunciano la buona novella, che vadano portando la testimonianza dell'Evangelo, che non si fermano alle pareti di una chiesa in quanto locale, ma che sentono il bisogno, così come Geremia aveva un cuore che ardeva. È una bocca che non poteva restare in silenzio. Abbiamo bisogno di uomini e donne che sentono il mandato dell'evangelizzazione. Non si può vivere la Chiesa, poi uscire dalla Chiesa e sentire il bisogno di andare per locali, passeggiare per le strade, gironzolare, spendere il proprio tempo e non avvertire una fiammella nel guardare una persona che è incroci, bello, brutta, simpatico. O antipatica che ti possa essere, avvertire il bisogno, in quanto credente, in quanto discepolo, di portare e recare il seme dell'Evangelo. Dove ci sono dei discepoli, ogni occasione, ogni momento non è quello giusto per un caffè: ci si può prendere anche il caffè, ma è il momento per testimoniare che c'è un Redentore che salva e libera. Avviciniamo gli orizzonti a noi. Dicevamo missione, evangelizzazione, ma c'è un'altra parola, assistenza. Quanti ammalati ai nostri giorni? Dio benedica i gruppetti, e noi ne abbiamo nel nostro contesto, che girano sugli ospedali pediatrici. Però perché soltanto ai bambini? È vero, i bambini muovono le corde dei nostri cuori, ma quanti anziani che trascorrono gli ultimi giorni della loro vita da solo in case di riposo, o in delle stanze di ospedale, senza familiari, senza parenti, senza nulla. Cosa vediamo quando il Signore ci dice la messe è grande? Non solo bambini, anziani, ma ci sono poi persone di tutte le età con dei vizi, delle dipendenze, alcolismo, tossicodipendenza, sesso, devianze varie, il gioco. Per grazia del Signore, nello specifico, ciascuna di queste aree ha visto nel seno delle nostre chiese concretizzarsi delle opere, delle attività, dei gruppi, delle associazioni, però spesso... La maggior parte dei credenti sa dell'esistenza di un gruppo che si adopera per i tossicodipendenti, sa del gruppo che va per gli ospedali pediatrici, sa che c'è una missione in Africa, sappiamo che ci sono. E inconsciamente diciamo: va bene, c'è chi lo fa. Ma il campo è grande, e quegli operai, perché questa volta sono quegli operai senza di noi, non solo sono pochi. Ma sono molto pochi, diventeranno pochi se noi ci uniamo ad essi. Ma tutto ciò che è chiesa, tutto ciò che è attività, tutto ciò che noi cerchiamo di fare ha altre necessità: manutenzione, assistenza, la parte tecnica. Se benedetto il Signore, per quelli che si adoperano nella regia, non basta avere un microfonino attaccato alla camicia per far ascoltare la propria voce. C'è bisogno di chi faccia le corse e si prenda cura della parte audio. C'è bisogno di chi fa le corse per essere qui e registrare, per confezionare questo ed altro materiale per chi non è con noi. Ma dietro qualsiasi cosa che la Chiesa in quanto corpo e gruppo riesce a produrre, c'è sempre una mano sinistra o una mano destra che si muove nel silenzio. Dio le vede tutte quante, però se le mani fossero di più, se le mani fossero di più. Nell'appuntamento scorso vi facevo vedere il giochino di quella moltiplicazione, 2, 4, 8, 16, 32, 64, come nel giro di poco tempo, moltiplicando anno per anno, si arrivava a numeri impronunciabili. Questione di fede. Questione di fede. Io dico di più questione di volontà. Dove le vogliamo mettere? O vogliamo fare come Isaia? Eccole. Qualcuno dice, Signore, non me le tagliare. Tu sai che non sono mani sante, non sono mani pure. Prima di prendere al tuo servizio, fa una cosa: purificale. Il Signore sa quello che deve fare. Il Signore sa che ognuno di noi ha le sue limitazioni, i suoi difetti, ha le sue difficoltà. Ma il Signore non ha mai scoraggiato nessuno di quelli che lo seguivano. Quelli che hanno deciso di andarsene se ne sono andati da soli. Gesù non ha mai cacciato nessuno, Giuda incluso. Così come non ha cacciato Pietro. Siamo noi a volte che scappiamo e diciamo: Signore, tu non mi vuoi. Questa è la più grande menzogna che il diavolo ci possa trasferire. Il Signore vuole ognuno di noi e vuole che ognuno di noi possa essere parte del suo servizio. Poi c'è la musica. Ci sono le tante professionalità, si può fare un percorso accademico, si può esplorare la medicina, si possono esplorare tante scienze e metterle poi al servizio dell'Evangelo. Dico queste cose per i più giovani del nostro corso, per quelli che sono ancora in età scolare e dicono vabbè ma servire il Signore per me è ancora lontano. Non è vero che è lontano. È importante che ognuno di noi chieda al Signore, io voglio esserci, trova qualcosa che io possa fare e il Signore troverà qualcosa che ciascuno di noi per certo potrà fare. Forse vi aspettavate in questa riflessione dedicata al servizio cristiano delle cose un pochettino più tecniche, ma questo è un corso discepolato. No, non ci serve tanta tecnica. I progetti li fa il Signore. Gli operai li chiama Lui. Ma non tutti quelli che Egli chiama rispondono. Molti sono i chiamati. Pochi sono gli eletti. E qui la traduzione inganna perché qualcuno pensa che gli eletti sono quelli scelti. Chi è che viene eletto? Colui che si candida. Il Signore ne chiama molti. Tutti quelli che diranno eccomi, così come Isaia, saranno eletti, saranno mandati qualche volta non nel modo, nei tempi in cui vorremmo noi, ma i nostri modi, i nostri tempi quasi sempre non sono quelli del Signore. A me non interessa dove, come e quando, a me interessa che dove, come e quando Lui ha deciso e deciderà, io possa continuare ad esserci. E il desiderio, l'impegno, la proposta di questo corso è che ciascuno di voi possa esserci insieme a noi. Che Dio vi benedica.